I mercenari del battaglione Wagner si mostrano sui social tra le strade di Krasha, un piccolo villaggio nei pressi di Bakhmut. Lo abbiamo conquistato da soli, senza l'aiuto di nessun altro battaglione o unità dell'esercito russo, dice in un audio, pure questo pubblicato sui social, il fondatore dell'esercito dei mercenari, l'oligarca Eugeni Prigozhin. Lo Stato Maggiore russo sostiene di aver preso il controllo di 3 delle 4 vie d'accesso a Bakhmut e gli ucraini, sempre più isolati, starebbero per lasciare la zona. Il segretario generale della NATO Stoltenberg ha detto che l'offensiva russa annunciata dai report dell'intelligence è già cominciata e bisogna dunque dare all'Ucraina le armi necessarie per contenere gli attacchi nemici. Dopo i nuovi raid contro le infrastrutture energetiche, infatti, sono continuati i bombardamenti contro le città. Da questa notte Kherson è stata colpita ben 5 volte, una persona è rimasta uccisa. In mattinata è stata bombardata anche la città di Kupiansk nella regione di Kharkiv, dove sono state colpite abitazioni civili. Il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba, in un discorso televisivo, ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia che molti paesi ed istituzioni imporranno il prossimo 24 febbraio in concomitanza con il primo anniversario dell'invasione russa. Se Vladimir Putin pensa di logorare l'Ucraina e di suoi alleati, ha detto Kuleba, sta sbagliando di grosso.